partite con la possibilità di chiudere una serie per la squadra di LeBron James sono state vinte dalla squadra di LeBron James, che non perde una gara 5 dal 2014. Autori della prodezza, possiamo dirlo con il senno di poi, gli Indiana Pacers di Paul George, sulla panchina Frank Vogel, il suo attuale allenatore. Tutto questo serve semplicemente come indicazione, come curiosità, non ha alcun portato, non ha alcun valore dal momento in cui, e mancano un paio di secondi, Zach Zarba alza la palla a due. Nella carriera universitaria ha tentato 20 tiri da tre punti, adesso la sua vita è un po' cambiata. Di forza pura LeBron James con la mano sinistra, poi si tiene la testa dicendo all'arbitro: non avete visto il fallo? Sposta Jeremy Grant in questa maniera, poi regala Caldwell Pope con una cosa che non si lascia guardare. Stavolta nessuno commette fallo e finalmente Green segna un gol. Soprattutto contro i Clippers e contro i Lakers non è così facile, ci vuole veramente una grande mentalità. Quindi è Craig per LeBron James, sul lato debole si zona, un taglio potrebbe aiutare LeBron James, lo fa Caruso, il taglio arriva ed è un layup facile. Nono punto per Nikola Jokic, ram screen, blocco di Caruso per JaVale che blocca per LeBron James, che adesso ha messo invece in off il risparmio energetico. Ma Caruso ha avuto un impatto straordinario in questa partita, davvero, sui due lati del campo. Blocco da parte di Markif Morris, salta la generazione di LeBron James, sente evidentemente l'odore del sangue dopo due possessi in ciabatte. Due possessi in sesta, quanti lo possono fare? Sono veramente pochi, si contano sulle dita di una mano anche in questa Lega, anche se LeBron adesso fa chiaramente vedere un attivismo che prima non c'era e quando è attivo tendi ad accorgertene. Perché poi al controllo di quel corpo nel traffico cambia direzione, cambia velocità e poi quando ti prende il tempo fisicamente puoi fare poco. Una brutta figura, quella sulla stupata di Craig ha stimolato l'orgoglio del re. Questa è la risposta. Tre penetrazioni, tre canestri, Lakers avanti. Recupero del rimbalzo per Kyle Kuzma. I Denver Nuggets aggrappati alla partita, aspettando Jamal Murray. Qui attaccato da LeBron, che riapre per Markieff Morris. Perfetta palla, gol di Markieff Morris. Massimo vantaggio Lakers. Blocco di Markieff Morris, legge la situazione, attacca Porter, in controtempo appoggia al vetro dopo tre dei peggiori possessi che abbia mai giocato. Tre minuti di paradiso per LeBron James, che arriva in doppia cifra, anche perché è una regola che è in vigore in cinque continenti. Questo è invece illegale, in cinque continenti ha deciso proprio di imprimere una velocità diversa alla partita e adesso è più 11 per i Lakers. Solo un numero, 59.000. Tutto il resto non ha alcun senso. 59.000 minuti in carriera, playoff compresi. 59.000, senza Olimpiadi, senza preseason, senza St. Vincent, St. Mary. Cala nel quarto periodo, questo dice questa serie, 4 su 19 da 3, 43% dal campo, sta tirando male perché si sta accontentando di tiri da fuori, però ripeto, forse la grandezza la vedi proprio in questa situazione, perché per il semplice avere la palla in mano è talmente una minaccia ed è talmente un aiuto per i compagni che anche tirando così tende a marchiare a fuoco una finale di conference. Possibile che Murray sia lontano dal suo meglio, altro canestro in transizione e ribadisco, o i Nuggets trovano una maniera di levare questi punti o non se ne comincia neanche a parlare. Danny Green per il riposto di LeBron James, guardate il lato debole, si muove Jokic, il taglio di Howard sarebbe di successo, segna LeBron, più 15 Lakers e i Denver Nuggets stavolta sono già di fronte al momento della verità. Per Jokic che va a schiacciare per il meno 11. Bella palla, va bene Denver anche se non ama troppo correre, alzare un po' il ritmo a mezzo metro dal ferro, però dall'altra parte è rimasto in fuorigioco Anthony Davis che pareggia subito sul 2-2. Curioso il missile, visto che come avete visto col casco faceva il wide receiver, non il quarterback, ha tirato una fucilata, mamma mia. Sarebbe bello vedergli fare
altri 10 anni in un altro sport a scelta. Credo che potrebbe farli tutti. Balzo di Kuzma, Danny Green per LeBron, che dice meglio in transizione che a difesa schierata. Segna LeBron James, subisce il fallo. Andrea Lunetta con libero supplementare. Significa portare Howard al momento a 27 minuti, che sono parecchi di più di quelli che è abituato a giocare. Questo è abituato anche a giocarne 48 se serve nei playoff. E nel quarto periodo sembra avere ancora birra a sufficienza. E adesso c'è Murray su di lui, perlomeno in questa azione, vediamo se lo sarà anche più avanti. Primo blocco Howard, secondo blocco Caldwell Pope, spazio per LeBron con 4 falli, grande difesa di Grant, quello signori, è LeBron James. Però qui ha cambiato direzione e soprattutto ha cambiato velocità e il tiro ne ha tratto beneficio. Fanno 29 al cambio attuale, al fixing attuale. Ancora 2 possessi di distanza, ma solo 4 punti. Blocco di Green, palleggio LeBron, riapre per Danny Green da 3 piedi per terra. Non l'esperienza, la sapienza di Danny Green. Dove gioca, come gioca, e vi spiegate perché prende solo, tra virgolette, 4-5 rimbalzi in questa serie. Step back laterale di LeBron James, da super campione. Timeout Nuggets. Per le triple doppie siamo a 27, il suo allenatore, vice allenatore Jason Kidd, è 16 indietro, per darvi un'idea. Fenomeno assoluto, pick and roll alto, ancora con Danny Green, trovato il cambio, trovato Murray, prova a far muro, bravo Murray, ma quello è LeBron, quello è LeBron! E rimane su il più possibile perché non ha ancora deciso se tirare o scaricare. La lettura è, la difesa non aiuta, allora tiro. LeBron dice... dalla me, figliolo, che in linea di massima ho delle idee su cosa fare in questi 2 minuti e mezzo. Pick and roll ancora con Howard, prende un altro tiro, passa alla cassa, cassa con LeBron James. Ci tiene ovviamente a chiuderla qua, arrivare alla decima finale personale, e sta veramente comandando da una parte e dall'altra del campo. Adesso sì, entriamo negli ultimi 2 minuti, instant replay potenziato. Gioco rotto! Ancora! Ancora! Il destino di LeBron James! 1,57 per un 10 in pagella, un 10 in finali. Non è più un discorso di numeri, naturalmente, è un discorso di presenza. L'aria si fa sempre più rarefatta e LeBron James qui ha preso 25 tiri in questa partita. Poi ci sono 10 assist, al di là di questi numeri, un peso del genere, riuscire a gestirlo in questa maniera e venire fuori ancora nel quarto periodo, e stavolta non ha aspettato la partita perché l'ha azzannata nel primo quarto e l'ha azzannata nel terzo quando c'è stato il primo allungo dei Lakers, significa avere la possibilità di cambiare marcia. A questo punto della carriera, con tutto quello che è addosso, io onestamente non posso immaginare come si possa fare. No, non si può immaginare cosa possa essere LeBron James. Per fortuna però siamo nella fase storica in cui possiamo almeno godercelo. 30-15-10 è James Worthy di gara 7 dell'88, siamo a livelli altissimi anche per la storia dei Lakers. Abbiamo avuto modo di parlare, avremo modo di parlare. Lo sguardo di LeBron James è tutto quello che serve. Dice, questo è un 4-1, ma non è un 4-1 in cui abbiamo passeggiato. È un 4-1 in cui abbiamo faticato veramente. Naturalmente, che cosa sarebbe stato senza il tiro da 3 in gara 2 di Anthony Davis? Cosa sarebbe stato con Jamal Murray al top? Non lo sappiamo, ma più che mai in questo 2020 non è una questione di se e di ma, è una questione di questo momento.